care amiche ed amici, quest'oggi vi faremo vedere come realizzare una golosissima torta ace, ovvero con arance, carote e limoni, fatta in casa. Vi lasciamo quindi al procedimento. La torta ace è un vero e proprio carico di vitamine, utilissimo soprattutto nel periodo invernale. Tutto quello che ci occorre per preparare questa torta sono 300 g di farina, 50 g di fecola di patate, 180 g di zucchero, un'arancia ed un limone di cui utilizzeremo sia il succo che la buccia, 300 g di carote, una bustina di lievito, 70 ml di olio di semi e 3 uova. Cominciamo lavorando le uova. Uniamo lo zucchero. Andiamo a grattugiare la buccia del limone e dell'arancia. Ovviamente dovete utilizzare limoni ed arance edibili, dalla buccia edibile, ovvero biologici. Ripetiamo anche per l'arancia. Se la buccia non è edibile, non utilizzatela. Diamo quindi una bella mescolata ed andiamo ad estrarre il succo del limone e dell'arancia semplicemente con uno spremiagrumi. Ora andiamo a preparare le carote. Eliminiamo le parti, le estremità, e le inseriamo a tocchetti in un mixer. A frullare. Per aiutare possiamo inserire il succo. Quando si sarà ben sminuzzato potremo aggiungerlo agli altri ingredienti. E amalgamiamo il tutto. Completiamo aggiungendo l'olio e setacciando gli elementi secchi, ovvero farina, fecola e lievito. Amalgamiamo tutti gli ingredienti restanti, quindi farina, lievito, fecola di patate. Trasferiamo il composto in una teglia da 24 cm rivestita da carta forno, che poi inforneremo a 180 gradi per circa 40 minuti, facendo ovviamente sempre la prova a stecchino per verificare la cottura interna. Ed ecco, come sempre, vi presentiamo la torta appena sfornata. Come vedete, è di un bel colore arancio. Verifichiamo che sia cotta internamente e attendiamo che si raffreddi per sformarla. Ora che la torta si è raffreddata, potete sformarla e potete consumarla così com'è, magari con una spolverizzata di zucchero a velo, oppure decorarla a piacimento. Noi in questo caso utilizzeremo una lemon curd, di cui vi lascio il link in descrizione oppure in alto qui al video. Semplicemente andremo a ricoprirla con la lemon curd. Abbiamo poi concluso con delle scorzette di arancia candita, sempre fatte in casa, di cui vi lascio sempre il link in descrizione oppure in alto al video. Se questa ricetta vi è piaciuta, come sempre vi invitiamo a lasciare un like, un commento, a iscrivervi al nostro canale o a condividere il nostro video. Alle prossime ricette, ciao a tutti da Margie!